troviamo nell'area archeologica di Castelseco con il presidente dell'omonima associazione. Ecco, partiamo dalla storia di questo tesoro dell'Aretino. Questa è un'area sacra che risale al secondo, primo secolo avanti Cristo, e qui, come si vede, c'è il podio del tempio, dove appunto sopra c'era il tempio a Tigna. E di particolare quest'area ha che, a differenza di quanto avveniva in tutti gli altri contesti, diciamo, della cultura etrusca, qui c'è anche un teatro dove si facevano appunto delle iniziative, naturalmente, diciamo, relative al sacro. Quali sono i principali obiettivi della vostra associazione? Sì, l'associazione Castelseco è nata nel 2002 e fra l'altro ha avuto un grande merito, quello che soprattutto dal 2006 fino ai primi 2011 circa è riuscita a convogliare qui una serie, diciamo, di finanziamenti anche, diciamo, cospicui. E uno dei prodotti principali appunto è l'acquisto e la ristrutturazione della chiesina sconsacrata, che è oggi la sede della nostra associazione. E poi, diciamo, questi finanziamenti si sono interrotti e quindi anche l'attività dell'associazione è venuta un pochino a rallentare, ma noi abbiamo ripreso in mano, diciamo, quello che è lo scopo, diciamo, sociale, è quello di arrivare a una valorizzazione, a una riscoperta di quello che è il sito archeologico e naturalmente anche a una sua completa fruizione. In questo bisogna dire che abbiamo ritrovato, come dire, un interesse anche da parte della, oltre che della passata, soprattutto, diciamo, oggi dalla presente amministrazione. E siccome per arrivare a qualcosa di concreto in questo, diciamo, progetto e questo sogno che noi abbiamo, abbiamo bisogno naturalmente di risorse ingenti, e l'amministrazione comunale può servire in questo da essenziale piattaforma, però bisogna riuscire ad arrivare, come dire, ad altre anche istituzioni, dalla regione tanto per cominciare, attraverso la regione magari ai fondi europei. Un percorso anche per far riscoprire agli aretini e alla cittadinanza quest'area archeologica. Cerchiamo di tenere sempre un faro acceso. A questo proposito, per esempio, secondo me è essenziale anche il prossimo ciclo che ci vedrà protagonisti insieme all'amministrazione comunale, insieme all'Università di Siena e ad altre associazioni aretine, per quanto riguarda un ciclo sull'etica, e che vedrà l'ultima serata, fra l'altro, proprio qui a Castelseco il 28 di giugno. Questo incomincia il 31 di marzo. E diciamo che deve dare un pochino anche il segno della vitalità di questa associazione. L'associazione è viva e vuol far vivere, diciamo, questo sito, che è un gioiello. Però, come dire, un proponimento che noi abbiamo sempre in comune con l'amministrazione comunale è quello di vedere, di mettere, come dire, in serie un ciclo, diciamo così, di siti etruschi della nostra città, di cui questo sinceramente potrebbe essere anche il pezzo forte, cioè, come dire, in un anello questo potrebbe rappresentare la gemma più preziosa e più prestigiosa.